Preparatevi a esplorare alcuni dei più misteriosi ritrovamenti archeologici del mondo in questo emozionante video. Nonostante gli sforzi degli esperti, non abbiamo ancora compreso appieno il significato di questi manufatti. Dai reperti parzialmente compresi agli oggetti del tutto incomprensibili, i segreti che custodiscono rimangono un mistero. Unitevi a noi in un viaggio di scoperta attraverso il tempo e lo spazio, mentre ci addentriamo nei rompicapi che questi antichi reperti rappresentano. Nascosto all'interno della lussureggiante foresta del villaggio di Kandana in India, si trova un tesoro di antica arte e artigianato che risale al primo secolo prima di Cristo. Queste straordinarie grotte, note come le grotte di Kandana, sono uno spettacolo da ammirare, con 16 stupende grotte buddiste che mostrano l'incredibile talento delle persone che un tempo abitavano la regione. Per raggiungere le grotte, i visitatori devono scendere dal villaggio di Raimachi e una volta lì saranno accolti dal sito che ispira il Chat UK. Questa grotta vanta un imponente dagoba, con un unico capitello che rappresenta il reliquiario adornato con il motivo ferroviario buddista. Mentre le colonne che un tempo adornavano l'ingresso della grotta sono per lo più deteriorate, i visitatori possono ancora apprezzare i resti dello schermo in legno che un tempo riempiva l'ingresso e l'alto rilievo di una testa con un'iscrizione in caratteri brami. Un'altra grotta che vale la pena esplorare è la grotta Vahara, che presenta un'originale veranda con 5 pilastri ottagonali e 2 ante. La sala all'interno della grotta ha 15 pilastri e 6 celle su ciascun lato, con un incredibile soffitto che è stato rifinito per imitare una sala strutturale, completa di travi e falsi correnti più piccoli. Un mistero maestoso giunse nella città di Parigi, in Francia, nel settembre del 2022. Dritto e imponente, con i suoi oltre 2 metri di altezza, il suo torace nudo irradia un'aura di potenza e divinità che riporta alla mente le antiche divinità egizie o una giovane statua greca del Choro. Tuttavia, le sue origini sono molto più intriganti di queste civiltà ben note. Questa statua di arenaria rappresenta un re o un alto sacerdote del remoto regno Leonide, una società un tempo fiorente che prosperò per 1500 anni nell'oasi fertile e nel posto commerciale di Data. Oggi, Dayton e l'area circostante sono al centro di affascinanti ricerche sull'antica Arabia, con un crescente interesse per le culture preislamiche della regione. I Leonidi hanno una presenza prominente nell'Antico Testamento e gli studiosi ritengono che fossero un popolo pacifico che prosperò attraverso il commercio. Tuttavia, più il loro regno viene rivelato al mondo moderno, più si approfondisce il mistero che circonda la loro vita quotidiana e le pratiche religiose. Questa imponente ponente statua è ora in mostra al Museo del Louvre a Parigi per 5 anni, permettendo ai visitatori di ammirare i tesori scoperti a Dayton. Una misteriosa struttura antica è stata scoperta durante la posa del cavo in fibra ottica nella città italiana nord-orientale di Toriano, nel marzo del 2023. Composta da 2 lunghe pareti e un corto retro sovrastato da un tetto, la struttura è fatta di pesanti lastre di pietra formando un rettangolo. Inizialmente gli esperti sospettavano che fosse una cista funeraria, ma l'escavazione non ha rivelato resti umani. La struttura contiene solo terreno fangoso limoso, coerente con i corsi d'acqua. L'ipotesi prevalente suggerisce che fosse un viadotto che permetteva ai carri di passare attraverso un antico corso d'acqua che un tempo scorreva qui. Alternativamente, potrebbe aver funzionato come un canale di scolo o tubo di drenaggio, sebbene le sue pesanti lastre di pietra grezza non siano l'ideale per questo scopo. Data la notevole dimensione e peso della struttura, è probabile che fosse un progetto infrastrutturale che richiedeva un investimento significativo, quindi non stiamo parlando di qualcosa che è stato costruito rapidamente da un contadino locale. Sebbene sia impossibile datare le pesanti lastre di pietra senza artefatti o resti associati, il ritrovamento rimane affascinante. La struttura è stata nuovamente sepolta per la sua protezione, mentre procede l'installazione della fibra ottica. Una sfera di pietra con un incavo circolare ha lasciato perplessa la comunità di Rudlin nel Galles settentrionale. Il reperto è stato scoperto nel marzo del 2023 nel giardino di Chesney Cottage, che un tempo faceva parte del Parlamento Hall di Rudlin.
al di sotto del castello del XIII secolo della città. Alcuni ritengono si tratti di un'artiglieria medievale, forse una palla di cannone o un proiettile da trabucco. Tuttavia, altre ipotesi vanno da un peso per reti paleolitico a una pietra bollente utilizzata nell'antica cucina, o una pietra di protezione fissata agli edifici per prevenire danni causati dai carri di passaggio. Allison Blackledge, che sta ristrutturando la proprietà, ha fatto la scoperta mentre scavava un albero nel giardino. Allison è desiderosa di identificare la pietra poiché il cottage è importante per la storia di Rudlin, dove i suoi genitori hanno vissuto per tutta la vita. Rudlin è un luogo di eccezionale importanza archeologica, con un patrimonio che risale a 9 millenni, rimanendo vuoto per migliaia di quegli anni prima di essere reinsediato dai Romani. Nel X secolo divenne la capitale di Gwynedd per il re gallese Gruffudd ap Cynan. Forse il re avrebbe potuto identificare la pietra. Quante volte avete in passato un'eternità a cercare qualcosa solo per scoprire che è proprio sotto il vostro naso? E lo è stato per tutto il tempo. Conosciamo alcuni archeologi nel Kurdistan iracheno che hanno vissuto questa esperienza nel luglio del 2022. Hanno lavorato all'escavazione di una fortezza montana nel sito di Rabban Mercury. L'esistenza della fortezza era nota da tempo, ma questa è la prima indagine archeologica formale che si svolge lì. Dopo alcune settimane di scavo, pensano ora che Rabban Mercury potrebbe in realtà essere la città perduta di Natuna. La città era anche nota come Netuni Sarokota, e fino ad ora l'unica prova della sua esistenza era il fatto che il suo nome è stampato su un piccolo numero di monete coniate nella regione 2100 anni fa. Natuna fu probabilmente denominata in onore del suo fondatore, Natunasar, capostipite della dinastia reale Adiabene. Gli archeologi hanno trovato un rilievo scolpito in una parete rocciosa del sito, che corrisponde alle classiche raffigurazioni di Natunasar, sia nell'aspetto che nel vestito. Non è una prova definitiva che questa sia la città da lui nominata, ma la presenza di quello che sembra essere una caserma e un complesso religioso dedicato alla dea zoroastriana Anahita rafforza le ipotesi. Al largo della costa meridionale del Victoria in Australia, un tesoro nascosto di meraviglie subacquee è stato scoperto nel 2016. Le famose scogliere di calcare dei 12 apostoli, che si ergono oltre 40 metri, sono da tempo uno spettacolo naturale iconico in questa parte del mondo. Tuttavia, nel corso del tempo, 4 di queste colonne monumentali sono crollate nell'oceano, lasciando soltanto 8 degli originali 12 apostoli a resistere contro le maree. Eppure, una squadra di scienziati ha recentemente scoperto 5 nuovi apostoli di calcare sommersi sotto la superficie dell'oceano. Battezzati gli Apostoli Sommersi, queste strutture sono state scoperte da Rihanna e Bizzori, un dottorando, mentre analizzava i dati sonar della costa del Victoria. Le loro posizioni subacquee spiegano perché erano rimasti nascosti fino all'anno della scoperta. Rispetto ai loro omologhi esposti, questi nuovi apostoli sono tozzi in altezza, raggiungendo solo da 6 a 9 metri. L'erosione ha anche appiattito le loro cime, ma si stima che siano stati in piedi per oltre 60.000 anni, fornendo una dimora per coralli e pesci. È una testimonianza della loro resilienza e durabilità, sfidando le avversità e resistendo forte contro la forza inesorabile della natura. Non abbiamo la minima idea di chi abbia costruito la piramide di Cuicuilco a Città del Messico. C'è qualche indizio che un'enorme eruzione vulcanica abbia distrutto la civiltà che un tempo esisteva qui. Ma a parte questo, hanno lasciato pochissimo per ricordarli, se non la loro piramide. Esaminando la terra attorno alla piramide, gli archeologi sono riusciti a concludere che era coltivata per un periodo che iniziò circa 3200 anni fa e terminò durante il primo secolo, quando eruttò il vulcano Xitle. Fu un tragico scherzo dell'ironia per la popolazione mesoamericana che si pensa adorasse un dio del fuoco. Mentre alcuni storici ritengono che l'intera popolazione sia perita in quella catastrofe, ce ne sono alcuni che credono che i sopravvissuti siano fuggiti in altre parti del Messico e abbiano portato con sé elementi della loro cultura, giocando infine un ruolo nell'ascesa di Teotihuacan. Nonostante non vi siano più esseri umani che vivono qui, c'è una popolazione fiorente di serpenti a sonaglie e tarantole, rendendo questo un luogo alquanto pericoloso da visitare. C'è già tanto che non sappiamo sulla storia antica del Sud America, ma potremmo dover aggiungere un'intera nuova civiltà non ancora scoperta al mosaico.
L'autorità nazionale Apsara, nota anche come ANA, ha fatto un'incredibile scoperta nel fondo di uno stagno vicino al tempio di Angkor Wat nel 2020, un misterioso edificio di legno, immerso per quasi un millennio. Secondo Monsieur Sakriti, direttore aggiunto del Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione di Angkor dell'ANA, la scoperta non ha precedenti nella lunga storia di Angkor Wat. Archeologi Khmer e stranieri hanno studiato le aree di Angkor per oltre 150 anni, ma non abbiamo mai scoperto nulla del genere, ha affermato. La struttura lignea è stata scoperta casualmente durante il restauro della grotta settentrionale del tempio. Il team di conservazione dell'ANA decise di riparare lo stagno, spesso soggetto di fotografie scattate dai turisti di passaggio. Durante lo scavo del fondo dello stagno si sono imbattuti in un palo di legno sepolto che si è rivelato parte di una struttura edilizia. Sfortunatamente, solo una parte dell'edificio poteva essere vista, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per scoprirne l'intera estensione. L'ANA continuerà a indagare sulla storia dell'edificio, compresa la sua età, per ottenere una migliore comprensione di questa intrigante scoperta. Tutte le scoperte associate ad Angkor Wat sono preziose, poiché sappiamo così poco al riguardo. Bisogna osservare molto da vicino le rocce nella città di Sliven, in Bulgaria, per vedere il cosiddetto gregge di pietra, ma ci sono senza dubbio. Potrebbero essere state erose pesantemente dal tempo e dagli elementi, ma esiste tutta una serie di incisioni di teste di molti animali, la maggior parte dei quali potrebbero essere considerati animali da allevamento. I petroglifi sono stati incisi nel fianco di una parete rocciosa e, basandosi sui diversi disegni, sembrano essere opera di più di una persona. È probabile che non scopriremo mai chi fossero queste persone. Si sa quasi nulla del sito. E a causa delle difficoltà legate alla datazione della roccia, non possiamo nemmeno fare una supposizione educata su quando possano essere stati creati. Considerando l'entità dell'erosione, però, è facile capire che sono antichi. La maggior parte delle incisioni rappresenta capre, tori e arieti, ma ci sono anche alcuni animali selvatici e creature acquatiche. La presenza delle altre creature fa pensare ad alcuni esperti che le incisioni potrebbero essere un riferimento allo zodiaco, ma è altrettanto possibile che fosse un antico gruppo di agricoltori che cercava di contare il proprio gregge. Quando si tratta di scoperte di mummie, queste di solito avvengono in Egitto. Le scoperte di mummie in Perù sono più rare, ma non inaudite. Le scoperte di mummie in Perù che arrivano in pacchi, invece, sono praticamente inaudite. Nel maggio del 2018, una squadra di ricerca a Lima, in Perù, ha scoperto un pacco di mummie di 1000 anni, in quello che è stato descritto come una condizione quasi perfetta. La scoperta ha avuto luogo nel già ben consolidato sito archeologico di Pachacamac. Si tratta di un ritrovamento quasi miracoloso, perché Pachacamac fu così ampiamente saccheggiato dai predoni durante l'antichità che non conosciamo nemmeno il nome della cultura a cui appartengono queste mummie. Tutto ciò che possiamo dire con certezza è che precedettero gli Inca. Avvolgevano i loro morti in pacchi come questo, includendo solitamente non solo i resti del defunto, ma anche una raccolta di beni funerari contenuti all'interno di strati di avvolgimento elaborato. Inizialmente si sperava che fosse possibile determinare l'età, il sesso, la salute e forse anche la causa della morte di quest'individuo, ma si è rivelato troppo arduo. È ben conservato, ma non immacolato. Poiché sovente sottovalutiamo le competenze edilizie dei nostri antenati, risulta sorprendente per molti scoprire che l'uomo ha edificato isole artificiali in tutto il mondo per secoli. In Scozia, tali isole vengono chiamate Crannog e, grazie a una scoperta relativamente recente, sappiamo ora che questi Crannog scozzesi sono ancor più antichi di quanto immaginassimo. Si riteneva un tempo che il più vetusto Crannog scozzese risalisse all'età del ferro, approssimativamente intorno al IX secolo. Nel 2018, tuttavia, furono condotti test di datazione al radiocarbonio su 4 Crannog nelle Ebridi esterne della Scozia e tali prove fornirono un risultato stupefacente. I Crannog non hanno 1200 anni, ma sono più prossimi ai 5500 anni. Edificare un Crannog non è impresa semplice.
Il processo implica l'accumulazione di strato su strato di roccia sul fondale marino fino a quando l'isola emerge dalle onde. Dopodiché l'intera costruzione viene rivestita di terreno, in modo da poter far crescere erba e piante. Tale materiale edilizio avrebbe dovuto essere trasportato sul sito del Crannog mediante imbarcazioni. In altri termini, le persone che vivevano nella Scozia settentrionale 5500 anni or sono erano maestri ingegneri e costruttori di barche. La storia li ha sottovalutati. Stonehenge è di gran lunga il luogo antico più rinomato sulla piana di Salisbury in Inghilterra, ma un altro arcano dell'antichità sorge poco più di 3 km a nord di Stonehenge, sotto le sembianze della sfera di Robin Hood. Nonostante prenda il nome dal personaggio più leggendario del folklore inglese, non ha alcuna connessione con la storia di Robin Hood, né conosciamo il motivo del suo nome. Esso appare semplicemente su una mappa del 1820 senza alcuna spiegazione. Trattasi di un recinto neolitico a viottolo, una serie di brevi fossati con viottoli che conducono da ciascun fossato al centro del monumento. Durante l'era neolitica, chiunque si fosse trovato al centro del recinto avrebbe potuto guardare lontano attraverso la pianura in ogni direzione. Teoricamente questo panorama avrebbe incluso Stonehenge, ma la maggior parte delle prove suggerisce che il recinto sia stato eretto prima del cerchio di pietre. Gli esperti ritengono che sia stato creato circa 6.000 anni fa e utilizzato regolarmente per 1.000 anni. Tuttavia, ciò che i neolitici utilizzavano il sito per rimane un mistero. Nel mese di maggio del 2023, il Museo Rick ha acquisito un raro ed esquisito bicchiere da bevuta in vetro rosso rubino dorato, realizzato da Johann Kunkel, un prominente alchimista, speziale e vetraio tedesco del XVII secolo. Risalente al 1065 circa, il bicchiere esibisce la tecnica pionieristica di Kunkel di aggiungere oro al vetro per ottenere un colore rosso profondo e intenso. Solo una ventina di pezzi iniziali di vetro rosso rubino dorato di Kunkel sono noti, rendendo questa calice a forma di conchiglia, con la sua forma unica, stile e scena incisa di puti giocosi che si rincorrono tra le viti. Un ritrovamento davvero eccezionale. L'incisione del calice è attribuita a Gottfried Speller, un maestro incisore di vetri noto per il suo lavoro sui vetri rosso rubino. Il vetro stesso ricorda più una pietra tagliata che un vetro soffiato, inserendosi nella tradizione del Kunstkammer, o collezioni che riunivano oggetti straordinari provenienti dalla natura, dalla scienza e dall'arte. La scoperta che i composti d'oro potevano produrre sfumature di rosso nel vetro era nota nell'antichità, ma fu Kunkel a perfezionare il processo e a pubblicare il suo trattato sulla produzione del vetro. Perfezionò la ricetta del vetro rosso rubino, che guadagnò una grande popolarità e venne considerato un materiale prezioso con presunte proprietà salutari. Nell'Ottocento, i nobili britannici indulgevano in una moda che aggiungeva un elemento di fascino alle loro relazioni romantiche, gli occhi degli amanti, noti anche come miniature oculari. Questi particolari gioielli acquisirono popolarità durante l'epoca georgiana e consistevano nel raffigurare soltanto gli occhi dell'amato. Sebbene i ritratti personali fossero stati adornamenti comuni per secoli, l'enfasi esclusiva sugli occhi era una novità. Questa tendenza emerse all'incirca al tempo della Rivoluzione francese, ma acquistò notevole popolarità in Gran Bretagna, in gran parte grazie all'influenza del principe del Galles, in seguito Giorgio IV. Era noto per i suoi numerosi amori e ebbe il suo affare più notorio con Maria Fitzherbert. Nonostante le restrizioni legali e sociali, Giorgio coprì Maria di affetto, incluso un ritratto del suo occhio commissionato a Richard Cosway, che inviò insieme a una proposta di matrimonio. La loro unione proibita fu di breve durata, in quanto Giorgio III intervenne e costrinse il principe a sposare una principessa tedesca. Tuttavia, il principe del Galles aveva involontariamente innescato una moda per gli occhi degli amanti. Questi pezzi intimi favorivano una connessione tattile tra chi li indossava e il soggetto raffigurato, creando un senso di vicinanza emotiva. Oggi sopravvivono solo circa 1.000 occhi diamanti dal 1780 agli anni 30 del XIX secolo.
Nel mese di maggio del 2023, gli archeologi in Israele hanno confermato di aver scoperto un documento finanziario vecchio di 2000 anni sulla via della peregrinazione nella città di David, Gerusalemme, gettando luce sulle attività commerciali del periodo del Secondo Tempio. L'autorità delle antichità israeliane ha rivelato che la piccola tavoletta di pietra serviva probabilmente come ricevuta o istruzione di pagamento, fornendo preziose intuizioni sulla vita quotidiana degli abitanti della città. L'iscrizione presenta linee parzialmente conservate con nomi, lettere e numeri ebraici. Una linea termina con il nome Shimon, seguito dalla lettera ebraica Mem, mentre altre linee includono simboli rappresentanti numeri, alcuni accompagnati dalle lettere Mem o Resh, abbreviazioni rispettivamente di denaro e quartieri. Iscrizioni simili sono state trovate a Gerusalemme e Bet Shemash, ma questa è la prima scoperta all'interno dei confini dell'antica Gerusalemme in quel periodo. La tavoletta fu scolpita su una lastra di pietra calcarea, che era probabilmente originariamente utilizzata come ossario, suggerendo la possibilità di commercio o artigianato locale. La via della peregrinazione, come suggerisce il nome, costituiva un percorso fondamentale sia per i pellegrini che per le attività commerciali, sottolineando l'importanza di questa scoperta nella comprensione della narrativa storica di Gerusalemme. Questa statua Moai, originariamente eretta a Orongo sull'isola di Pasqua, ora sorge come figura solitaria a Londra. La sua età esatta è incerta, ma come tutti i suoi fratelli si crede sia stata realizzata tra 1000 e 1600. Chiamata Hoa Hakananaya dagli indigeni dell'isola, il che significa amico perduto o rubato, riveste un'importanza particolare a causa del suo furto da parte degli esploratori britannici nel 1868. Scolpita in basalto, la statua segue il tipico design de Moai dell'isola di Pasqua, con caratteristiche facciali distintive come un naso prominente, sopracciglia, mento, capezzoli e orecchie allungate. Le sue mani riposano su uno stomaco sporgente, mentre i petroglifi aggiunti successivamente adornano il suo corpo, tra cui raffigurazioni dell'uomo uccello, un sterminatore chiamato Manitara e remi cerimoniali. Ci sono ulteriori intagli che devono ancora essere identificati positivamente. Dopo il suo viaggio in Inghilterra, il Moai fu donato dalla regina Vittoria al British Museum nel 1869, dove rimane esposto. Tuttavia, il governo cileno rivendica la proprietà della statua, mentre alcuni gruppi indigeni di Rapa Nui hanno fatto pressioni per il suo ritorno sull'isola. Il governo britannico si oppone a questa proposta, citando la mancanza di un piano di conservazione per il Moai sull'isola di Pasqua. Lo scudo Gwegal è un affascinante manufatto che detiene un'immensa importanza culturale e storica in Australia. Realizzato dal popolo indigeno de Gwegal, lo scudo è un notevole esempio delle loro ricche tradizioni artistiche e tecnologiche. Intagliato nel legno, lo scudo presenta incisioni intricate e motivi decorativi che riflettono l'identità culturale unica della comunità de Gwegal. Uno degli aspetti più famosi dello scudo Gwegal è il suo legame con l'arrivo del capitano James Cook a Botany Bay nel 1770. Si crede che un guerriero aborigeno di nome Cumon abbia utilizzato questo scudo durante un confronto con Cook e il suo equipaggio. Questo incontro segnò la prima interazione significativa tra gli australiani indigeni e gli esploratori europei, rendendo lo scudo Gwegal un potente simbolo di resistenza e resilienza. Attualmente conservato nel British Museum di Londra, lo scudo Gwegal serve come un tangibile ricordo della storia coloniale dell'Australia e del rapporto in continua evoluzione tra le comunità indigene e il loro patrimonio culturale. La sua presenza nel museo ha scatenato discussioni sulla repatriazione e sull'importanza di restituire gli artefatti culturali ai loro legittimi proprietari. Lo scudo Gwegal rimane un testamento alla maestria artistica e allo spirito indomito del popolo Gwegal, racchiudendo un capitolo significativo del passato dell'Australia. La scultura lignea, conosciuta come statua Mangareva o figura divina, ha origine dall'isola di Mangareva, in Polinesia francese. Creata alla fine del XVIII secolo o agli inizi del XIX, questa figura maschile di Dio fu consegnata ai missionari inglesi quando la popolazione locale abbracciò il cristianesimo. Infine,
il British Museum acquisì la scultura nel 1911. Nel corso del XIX secolo, esploratori europei e missionari arrivarono a Mangareva, introducendo nuove credenze religiose tra gli isolani. Nel 1835, i missionari francesi, con il sostegno del re locale e dell'ex sommo sacerdote, distrussero gran parte dell'arte indigena, risparmiando però questo idolo. Probabilmente la London Missionary Society ottenne la statua negli anni 20 del XIX secolo e successivamente la prestò al British Museum prima di venderla alla collezione nazionale. La statua di Mangareva è intagliata in legno lucido nativo della regione e rimane per lo più intatta, mancando solo parti delle sue braccia e dei suoi piedi. La figura rappresenta una divinità maschile in piedi, mostrando caratteristiche distintive uniche all'arte di Mangareva. Mentre il suo preciso significato e nome rimangono incerti, gli studiosi suggeriscono che potrebbe rappresentare il dio dell'agricoltura Rongo o la principale divinità di Mangareva. I ciottoli dipinti, realizzati nel nord della Scozia durante l'epoca medievale primitiva, rivelano affascinanti intuizioni sulla cultura di quel periodo. Questi piccoli ciottoli di quarzite da spiaggia sono adornati con disegni marrone scuro, tra cui punti, linee ondulate, cerchi, pentacoli, crescenti e triangoli, che ricordano i motivi delle pietre simbolo Pictish. La sostanza utilizzata per la pittura rimane non identificata, sebbene il catrame di torba sia una probabilità. Circa 55 ciottoli dipinti sono stati scoperti fino ad ora, principalmente in siti di corsi d'acqua e luoghi legati all'era picta. Questi ciottoli potrebbero essere stati utilizzati come pietre per fionde o pietre portafortuna, ritenute possedere proprietà magiche e curative. Secondo il folklore scozzese, San Columba benedisse un ciottolo bianco del fiume Ness, che aveva il potere di curare le malattie quando veniva immerso nell'acqua. Questa leggenda sottolinea l'importanza delle pietre con proprietà curative, una credenza che persiste ancora oggi, anche nel mondo sviluppato. I ciottoli dipinti offrono un legame tangibile con le antiche credenze e tradizioni, fornendo preziose intuizioni sulla cultura della Scozia medievale primitiva. La loro presenza illumina l'importanza culturale di questi manufatti e il loro ruolo nelle antiche pratiche. La kandram è uno strumento musicale originario dell'Africa occidentale, in particolare tra il popolo Akan di Ghana e Costa d'Avorio. Questo tamburo detiene un profondo significato culturale e storico all'interno della società Akan. Realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli, la kandram esibisce una straordinaria maestria e abilità artistica. La sua distintiva forma ad clessidra, intagliata da un unico pezzo di legno, cattura l'occhio e l'immaginazione. Le pelli del tamburo Akan sono fatte da pelli di animali tese saldamente sul telaio di legno, producendo suoni risonanti e vibranti quando colpiti. I ritmi prodotti da percussionisti esperti trasmettono messaggi, annunciano eventi importanti e riflettono la ricca eredità culturale del popolo Akan. Il tamburo funge da mezzo di comunicazione, permettendo alle comunità di unirsi, esprimere emozioni e invocare spiriti ancestrali durante cerimonie e riti. Oltre alla sua funzione musicale, la kandram incarna l'identità collettiva, le tradizioni culturali e le credenze spirituali del popolo Akan. La sua presenza in riunioni sociali, festival e riti di passaggio è una testimonianza della sua persistente importanza. Oggi, la kandram ha trascorso il suo contesto culturale originale ed è celebrato come un simbolo dell'eredità africana e dell'eccellenza artistica in tutto il mondo. Un campo di battaglia è un luogo ideale per cercare tesori sepolti, ma il problema è che la maggior parte dei principali campi di battaglia antichi del mondo sono già stati identificati ed esplorati. Questo non è sempre il caso. Un campo di battaglia dell'era Ming, risalente a circa 370 anni fa, è stato scoperto in Cina all'inizio del 2017 e finora ha già restituito più di 10.000 reperti. Gli esperti stanno ancora esaminando le cose trovate, ma sono già molto entusiasti di questo sigillo imperiale d'oro incredibilmente raro. Pensano che potrebbe essere appartenuto all'erede presuntivo di uno degli antichi imperatori cinesi. L'oggetto proviene dal sito storico di Zhangkanyan,
e risale a un periodo turbolento della storia cinese, quando la dinastia Ming cadde e sorse la dinastia Qing. È improbabile che qualcosa trovata lì durante il resto della ricerca sia più preziosa del sigillo. Il rettangolo dorato di 3x1 pollice, con solo la sua tartaruga decorativa, è quasi certamente l'unico del suo genere mai creato. Potrebbe essere addirittura caduto nelle mani di Xiang Xinsong, il leader ribelle noto come la Tigre Gialla, che guidò la rivolta contro l'impero Ming. I danzatori di terracotta Haniwa, conservati nel Museo Nazionale di Tokyo, sono una coppia di affascinanti figure funerarie di terracotta dell'antico Giappone. Questi unici Kaniwa, scoperti nel 1530 presso i tumuli funerari di Nohara nella prefettura di Saitama, sono famosi per le loro gestualità distintive che hanno portato al loro epiteto di danzatori. Risalenti al periodo Kofun, dal 250 al 538, queste sculture presentano un design semplice con caratteristiche astratte e suggeriscono movimenti di danza. I danzatori di terracotta Haniwa si distinguono per il loro alto livello di astrazione. Statue in piedi con braccia di argilla mancano del corpo inferiore, presentando un tubo cilindrico come base per la testa. Le figure tengono il braccio sinistro alzato e il braccio destro esteso diagonalmente verso il basso, formando una forma di S invertita. Le loro espressive caratteristiche facciali, con cerchi scavati per occhi e bocche, sono insolite per gli Haniwa. La figura più piccola raffigura un contadino, identificato da un'acconciatura da contadino e uno strumento che assomiglia a un falcetto, mentre la figura più grande non ha capelli o lobi delle orecchie. Una recente reinterpretazione suggerisce che questi Haniwa potrebbero rappresentare custodi di cavalli piuttosto che danzatori, ma questa teoria storica deve ancora guadagnare consenso mainstream. Affermare che il blocco cascado sia un osso di contesa per archeologi e scienziati sarebbe un eufemismo. Per i suoi sostenitori, è la prova che la civiltà olmeca abbia concepito la prima forma di scrittura nelle Americhe. Per i suoi detrattori, è una falsificazione più moderna e c'è poca possibilità che le due parti arrivino mai a un accordo. Le circostanze della sua scoperta non aiutano. Invece di essere scavato da archeologi, è stato trovato in un mucchio di detriti a Veracruz, in Messico, da costruttori di strade nel 1590. Le statuine di argilla e le ceramiche trovate intorno sono state datate intorno al 1000 AC, quindi si presume che il blocco cascado, con il suo complesso sistema di glifi, provenga dalla stessa era storica. Se così fosse, precederebbe la lingua scritta degli Zapotechi di circa 400 anni. Alcuni dei simboli sembrano rappresentare animali e uccelli, ma altri sono astratti e impossibili da decifrare. L'organizzazione dei simboli in righe casuali è incoerente con altri sistemi di scrittura mesoamericani, quindi potrebbe essere che ciascun simbolo sia un pezzo di informazione indipendente. La ripetizione di certi simboli, però, potrebbe indicare una lettera o una parola ripetuta. Forse un giorno riusciremo a decifrarlo. Molto prima che le persone imparassero a giocare e ad amare il gioco degli scacchi, giocavano a un gioco ispirato ai vichinghi chiamato Hnefatafl, o giochi basati su. Nessuno conosce le regole precise di questo antico gioco da tavolo, ma esistono prove della sua popolarità in tutta Europa. Ecco un pezzo particolarmente sorprendente di Hnefatafl, che è stato trovato sull'isola inglese di Lindisfarne nel luglio 2020. Un tempo c'era un grande monastero medievale sull'isola. Ma il monastero fu assaltato e occupato dai vichinghi nell'anno 793, durante le prime fasi dell'invasione vichinga della Gran Bretagna. Presumibilmente portarono con sé i loro giochi da tavolo preferiti. Dato che il pezzo è fatto di un pezzo di vetro blu pesantemente decorato, è probabile che questo fosse il re, di cui il gioco ne aveva solo uno. Sappiamo che il gioco si diffuse eventualmente nel resto della Gran Bretagna, perché sono stati trovati pezzi fatti di osso o legno in una varietà di luoghi. Ma i pezzi di vetro sono estremamente rari. Infatti, questo è solo il secondo esempio di un pezzo di vetro Hnefatafl mai trovato. Gli scienziati di Project Recover hanno localizzato due bombardieri B-25, iconici aeromobili della Seconda Guerra Mondiale, scomparsi più di 70 anni fa nelle acque della Papua Nuova Guinea. L'Oceano Pacifico attorno alla Papua Nuova Guinea
fu testimone di significative azioni militari durante la guerra, risultando nella perdita di numerosi aeromobili e soldati, alcuni dei quali rimangono ancora dispersi. L'opera collaborativa tra scienziati dell'Università della California, San Diego, dell'Università del Delaware e dell'organizzazione non profit Bent Prop mirava a localizzare gli aeromobili dispersi e gli artefatti associati della Seconda Guerra Mondiale, mappando il fondale marino e conducendo indagini. La squadra ha scoperto il campo di detriti di un bombardiere B-25 che era scomparso da oltre 70 anni. Il relitto, danneggiato e coperto di coralli e vita marina, richiede tecnologie avanzate per l'identificazione. La documentazione di queste scoperte può aiutare il governo degli Stati Uniti a correlare i soldati dispersi con il sito dell'aeromobile scoperto e a valutarlo per un possibile recupero dei resti. Durante il progetto, la squadra ha appreso dagli anziani delle tribù locali riguardo ulteriori siti di sepoltura e altri schianti di aeromobili sulla terraferma, evidenziando la significatività storica e la trasmissione intergenerazionale di questi eventi. Avete sentito parlare della Via Lattea? Ma avete mai sentito parlare dei Mari Lattei? Se non è così, siamo lieti di presentarveli. Queste acque stranamente colorate sono la più vasta area bioluminescente del mondo, situata al largo della costa della Somalia, ma è riuscita in qualche modo a passare inosservata agli scienziati fino al 2005. La mancanza di conferma ufficiale non ha impedito alle storie di circolare. I marinai sostenevano di aver visto il Mare Bianco e di averlo attraversato per secoli, e ora le loro storie sono state confermate. L'area, che ha circa la stessa dimensione dello stato americano del Connecticut, viene persino citata nel classico romanzo di Jules Verne 20.000 leghe sotto i mari. Gli scienziati hanno ignorato le affermazioni per anni perché pensavano che la concentrazione di batteri necessaria per produrre un tale effetto fosse impossibile, ma Steve Miller ha deciso di provare o confutare il fenomeno una volta per tutte. Doveva semplicemente confrontare i registri della SS Lima, che sosteneva di aver attraversato l'area nel 1995, con i dati satellitari meteorologici della stessa notte. Quando l'ha fatto, la verità lo stava guardando dritto in faccia. Si pensa che l'effetto sia causato da un batterio chiamato Vibrio Harveyi, sebbene come esista una così grande congregazione di esso rimanga un mistero. In un notevole exploit scientifico, i ricercatori hanno registrato immagini del pesce più profondo mai osservato, che nuota alla strabiliante profondità di 8.300 metri sottomarini nelle vicinanze del Giappone. L'essere appartiene a una specie non identificata di pesce lumaca del genere Pseudoliparis, immortalato nella fossa Izu Ogasawara durante una spedizione di 2 mesi condotta da scienziati del Centro di Ricerca Abissale dell'Università Minderoo dell'Australia Occidentale e dell'Università della Scienza e della Tecnologia Marina di Tokyo. Il team, utilizzando sofisticati sommergibili telecomandati conosciuti come Lander, ha dispiegato telecamere esche per esplorare le fosse del Giappone Izu Ogasawara e Rewakute. Questa scoperta segna la prima volta che pesci sono stati raccolti da profondità superiori a 8.000 metri. Il ritrovamento getta luce sull'adattabilità dei pesci lumaca, che possiedono specifiche caratteristiche fisiologiche che permettono loro di prosperare a profondità estreme, tra cui l'assenza di vesciche natatorie e squame e la presenza utile di 2 mascelle separate. Superando le sfide di pressione e temperatura, queste creature resilienti hanno dimostrato la loro capacità di sopravvivere nelle zone più inospitali dell'oceano. Resta però la domanda: potrebbero esserci pesci che vivono a profondità ancora maggiori di questa? Uno studio rivoluzionario che utilizza satelliti radar ad alta risoluzione ha scoperto un sorprendente numero di 19.000 vulcani sottomarini, presentando agli scienziati un catalogo senza precedenti di montagne sottomarine. La ricerca esaustiva, recentemente pubblicata sulla rivista Earth and Space Science, offre preziose intuizioni sulle correnti oceaniche, la tettonica delle placche e i cambiamenti climatici. Prima di questo studio, solo un quarto del fondale marino della Terra era stato mappato utilizzando la tecnologia sonar. I nuovi risultati hanno superato le stime precedenti, rivelando che esistono ancora oltre 27.000 montagne sottomarine inesplorate. Sfruttando le capacità dei satelliti radar,
Gli scienziati non solo possono misurare l'altezza dell'oceano, ma possono anche esplorare le profondità nascoste dell'oceano, fornendo una rappresentazione più precisa della topografia del fondale marino. I dati raccolti da vari satelliti, tra cui il CryoSat-2 dell'Agenzia Spaziale Europea, permettono la rilevazione di tumuli sottomarini alti anche solo 1100 metri, consentendo stime dell'altezza dei vulcani sottomarini con una precisione notevole. Queste scoperte hanno già contribuito alla mappatura delle montagne sottomarine nell'Atlantico nord-orientale, gettando luce sull'evoluzione di un pennacchio del mantello alimentante, i vulcani islandesi, e migliorando la nostra comprensione delle correnti oceaniche e dei sollevamenti. La ricchezza di conoscenze derivata da queste osservazioni satellitari radar apre possibilità entusiasmanti per ulteriori esplorazioni scientifiche e indagini sui fenomeni sottomarini. Il tubo Transbay rappresenta una meraviglia dell'ingegneria che collega le città di San Francisco e Oakland nella California, negli Stati Uniti d'America. Esso funge da fondamentale collegamento per i trasporti, permettendo ai treni di viaggiare sotto la baia di San Francisco. Uno degli aspetti più affascinanti del tubo Transbay è la sezione che passa sotto l'acqua, coprendo una distanza di circa 5 km e mezzo. La costruzione di un tunnel sottomarino presenta sfide uniche, ma gli ingegneri hanno ideato una soluzione innovativa per creare il tubo. Grandi sezioni di calcestruzzo precompresso, chiamate elementi del tunnel, sono state fabbricate a terra. Questi elementi, che pesavano fino a 45.000 tonnellate ciascuno, venivano poi portati in posizione e immersi in una trincea preparata sul fondo della baia. Ghiaia e roccia venivano poi posizionate attorno agli elementi del tunnel per fornire stabilità e protezione, assicurando che rimanessero al loro posto invece di vagare sul fondo della baia. La costruzione del Transbay si è svolta dal 1965 al 1969 ed è stata aperta al servizio nel 1974. Da allora, il tubo ha svolto un ruolo chiave nel facilitare un trasporto comodo ed efficiente tra San Francisco e Oakland, a beneficio di pendolari e residenti. I ricercatori hanno fatto l'affascinante scoperta di un labirinto di vetro creato da un'eruzione vulcanica sottomarina nel retroarco della Fossa delle Marianne, nell'Oceano Pacifico occidentale. L'eruzione, avvenuta tra il 2013 e il 2016, ha portato alla formazione di un intricato reticolo di lava nera vetrosa che si estende per circa 7 km e 200 metri sul fondo dell'oceano. La struttura, situata a quasi 4 km e 800 metri sotto la superficie dell'oceano, è più profonda dell'altezza del Monte Rainier sopra il livello del mare, rendendola l'eruzione più profonda del suo genere al mondo. Il team di esplorazione si è imbattuto inaspettatamente nel palazzo di vetro mentre cercava nascoste bocche idrotermali utilizzando sommergibili robotici. Guidati dal geologo marino Bill Chadwick dell'Oregon State University, gli scienziati hanno osservato la superficie priva di sedimenti dell'emissione di fluido idrotermale fresco, indicando il recente raffreddamento della lava. La scoperta è significativa in quanto fornisce intuizioni sulle caratteristiche chimiche e biologiche delle eruzioni sottomarine, gettando luce su aspetti finora inesplorati dell'attività vulcanica nell'oceano. L'insolita area è stata poeticamente soprannominata il Giardino di Vetro, ed è indiscutibilmente altrettanto bella quanto qualsiasi giardino che si possa trovare sulla Terra. La USS Liberty, una nave cargo dell'esercito degli Stati Uniti, incontrò un destino tragico quando fu silurata dal sottomarino giapponese I-166 nel gennaio del 1942, nei pressi di Bali in Indonesia. Originariamente costruita come una nave del modello 1037 per la United States Shipping Board durante la Prima Guerra Mondiale, prestò servizio come USS Liberty nella Marina degli Stati Uniti. Notabilmente, fu la prima nave costruita presso i cantieri navali federali di Kearney, nel New Jersey. Nel 1963, un'eruzione vulcanica causò lo spostamento del relitto dalla spiaggia alla sua attuale posizione, dove è diventato un popolare sito di immersione. Il relitto giace in acque con profondità variabili dai 7 ai 30 metri al largo della costa di Tulamben, a Bali, in Indonesia.
I sub possono esplorare la vita marina e le formazioni coralline che adornano i resti della nave, offrendo un'esperienza immersiva mentre navigano tra i rottami. Essi testimoniano l'incredibile resilienza della natura con coralli vibranti e una miriade di pesci colorati che trasformano l'antica maestosa nave in un habitat sottomarino. Questo relitto sommerso serve come un commovente promemoria degli eventi storici di cui è stato testimone e dell'importante impatto della guerra sull'ambiente marino, ma è anche un tributo al potere del tempo e all'affascinante interazione tra la storia umana e il mondo naturale. Spostandoci lungo la costa della Florida, negli Stati Uniti d'America, troviamo un'azienda che offre alle famiglie un luogo unico in cui fare seppellire le spoglie dei propri cari per l'eternità. Sono finiti i giorni in cui l'unico modo per seppellire i defunti era una bara. Ora è possibile essere posti a riposo in quasi qualsiasi modo si desideri, e ciò include l'essere parte di una barriera corallina vivente. A seconda delle tue credenze spirituali, potresti anche considerarlo come una seconda vita. L'azienda si chiama Eternal Reefs e per il prezzo giusto aggiungeranno i tuoi resti mortali a delle cupole conosciute come Reef Balls, che vengono fissate sul fondo dell'oceano e forniscono alla vita marina un luogo in cui vivere. C'è un vantaggio ambientale nel lavoro che l'azienda svolge. Si è notato che le barriere coralline costiere della Florida stanno deteriorando, quindi la creazione di nuove barriere coralline sperabilmente compenserà almeno parte del danno. Queste sfere sono realizzate con le ceneri di esseri umani cremati mescolate con cemento, formando strutture perforate che pesano fino a 1800 kg ciascuna. Sarebbe necessaria una tempesta abbastanza intensa per spostarle una volta che sono al loro posto. A quasi 8 anni dalla sua creazione, l'artificiale barriera corallina ispirata a Nautilus del gioco League of Legends continua a prosperare nel fondo della baia di Moreton in Australia. Nel 2015, la comunità dei giocatori collaborò con gli sviluppatori di Riot Games per stabilire questo peculiare habitat ecologico. Di recente, un subacqueo locale ha condiviso un aggiornamento sul progresso della barriera attraverso una serie di immagini su Reddit. Il subacqueo ha fornito uno spaccato sulla trasformazione della barriera nel corso degli anni. Le immagini mostrano l'iniziale immersione seguita dalla sua evoluzione negli anni successivi. La barriera ha assistito a una crescita notevole con la vegetazione che ricopre parti della statua di Nautilus e la base della barriera, creando un habitat diversificato per varie creature marine. Il progetto di League of Legends serve uno scopo fondamentale: fornire un santuario per la vita marina. Esibisce anche orgogliosamente una targa con i nomi di 42.006 evocatori che hanno contribuito alla sua creazione durante la Settimana dell'Oceano del 2015. Ogni punto guadagnato dai giocatori vincendo partite come campioni della Settimana dell'Oceano o in gruppi preformati ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della barriera. La collaborazione della comunità di League of Legends ha risultato in una meraviglia sottomarina notevole che continua a promuovere la vita marina e incarna il potere delle iniziative di gioco negli sforzi di conservazione nel mondo reale. Lo scultore britannico Jason De Keyre's Taylor è famoso per le opere d'arte che crea sott'acqua. Alcune delle sue migliori opere si possono trovare vicino a Pamenang, in Indonesia, e vengono collettivamente chiamate NEX. Il parco di sculture sottomarine, che ha lo scopo di fungere da barriera corallina artificiale, si trova vicino alle isole Gili, in particolare Gili Meno. Taylor ha creato 48 sculture a grandezza naturale per essere inviate sul fondo del mare, tutte le quali erano state prese da calchi di persone reali che si erano offerte volontarie per essere immortalate come parte del progetto. L'artista afferma che queste sculture simbolizzano il cerchio della vita. Alcune di esse rappresentano esseri umani in età avanzata o addirittura in punto di morte, ma la vita marina, come spugne, coralli e alghe, cresce sulle loro superfici. Il suo lavoro è fatto di cemento di grado ambientale e è progettato per decadere, quindi ad un certo punto nel futuro le statue si sgretoleranno fino a scomparire. Tra oggi e allora, giocheranno un ruolo importante nel proteggere l'ecosistema locale e addirittura nel promuovere la creazione di dimore permanenti da parte delle creature marine.
Tutti noi siamo familiari con la vista di enormi ciminiere industriali nelle città che sputano fumo nel cielo, ma quanti di voi sapevano che lo stesso fenomeno si verifica anche naturalmente sott'acqua? Il fenomeno è noto come fumaiolo nero e il più grande mai documentato è stato osservato al largo della Costa Rica nel 2007, 2600 metri sotto il livello del mare. Posizionato su una cresta vulcanica, questo camino minerale tutto naturale emette acqua calda e scura che assomiglia esattamente a denso fumo nero. Nel processo, attrae vita marina tropicale di un tipo che raramente, se mai, è visto altrove sotto le onde. Tale vita marina include meduse dallo stile rosa e vermi tubolari spinosi che hanno rivestito la bocca del camino e contribuito a spiegare perché questo fumaiolo nero è stato ufficialmente nominato campo di sorgenti idrotermali, Medusa. Alla bocca del camino, la temperatura dell'acqua è di bollenti 345 gradi Celsius. In circostanze normali, bollirebbe, ma la pressione dell'acqua così profonda sotto il mare è così grande da impedire il processo. C'era una volta, Port Royal in Giamaica era conosciuta come la città più malvagia del mondo. Durante la fine del XVII secolo era un luogo senza legge e un centro di attività pirata e dissolutezza ubriaca. Presumibilmente, uno su quattro di tutti gli edifici lì era un bar o un bordello, e alcuni erano entrambi. Qui veniva prodotto un rum incredibilmente forte, e il denaro rubato veniva accettato nei bar e nelle locande senza fare domande. Quando un enorme terremoto colpì l'area e fece affondare metà della città nel 1692, molte persone dell'epoca lo considerarono una punizione divina. 12 ettari di terra che erano stati costruiti sulla sabbia furono risucchiati sotto le onde. Nonostante si trovi sotto 12 metri d'acqua, molti degli antichi edifici e manufatti sono ancora così ben conservati che alcuni esperti li paragonano a Pompei in termini di significato storico. Molti oggetti da sotto sono emersi sulla riva nel corso degli anni, tra cui un orologio da tasca del 1686, fermo alle 11:43, l'orario esatto in cui il terremoto colpì il 7 di giugno di quell'anno fatidico. Unitevi alla nostra comunità iscrivendovi al canale e attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. La vostra presenza è grandemente apprezzata. Attendiamo con ansia il nostro prossimo incontro.